Per il balneare è un periodo di incertezza, ci vuole spiegare perché? Allora, praticamente noi ci troviamo in una situazione di confusione, perché praticamente ci ritroviamo che le nostre concessioni scadono per la sentenza del Consiglio di Stato il 31 dicembre del 2023. Col decreto milleproroghe le nostre concessioni sono state prolungate fino al 31 dicembre 2024, però nella totale incertezza di quello che succederà in futuro, perché ancora il governo non ha iniziato i lavori che ci aveva promesso. Il primo punto era la mappatura della risorsa per vedere se effettivamente c'era bisogno dell'applicazione della Bolkestein, se mancavano altre risorse per fare nuove concessioni. Poi c'è il discorso che non si sa se dobbiamo continuare o chiudere. Poi c'è anche il discorso delle nostre problematiche di carattere organizzativo delle nostre attività, perché lei capisce che essendo sempre rinviate di anno in anno, ci troviamo in serie difficoltà perché non si può fare un lavoro di programmazione e rinnovamento delle nostre strutture. E quindi cosa vi aspettate dal governo? Guardi, noi quello che ci aspettiamo è quello che la nostra associazione ha sempre portato avanti, che è praticamente il discorso della mappatura del territorio, per vedere se effettivamente abbiamo delle problematiche di mancanza di risorse. Poi ci aspettiamo, nell'eventualità dell'applicazione della Bolkestein, che questa non venga applicata a tutte le concessioni che sono state rilasciate prima della direttiva Bolkestein, e poi ci appelliamo al diritto dell'affidamento. E questo qua potrebbe rappresentare proprio la soluzione ai problemi. Guardi, la soluzione ideale sarebbe la non applicazione della direttiva Bolkestein, e praticamente c'è una discussione ben velata dove ancora si sta discutendo che in Italia non dovrebbe essere applicata. Com'è l'interlocuzione col governo della regione in merito ai vostri problemi? Guardi, ultimamente noi abbiamo avuto diversi incontri con gli organi competenti, sia con il governo regionale sia con l'ANSA, dove abbiamo trovato molta disponibilità e noi abbiamo fatto presente i danni che abbiamo subito nell'ultima mareggiata che si è verificata nella costa, che ha creato gravi danni. E poi un'altra cosa che noi stiamo chiedendo è per sensibilizzare i comuni per la richiesta di fondi per la pulizia delle spiagge, per cercare di non vanificare tutto il lavoro che facciamo noi tenendo le nostre strutture in modo decoroso e non facendole restare delle isole isolate. Chiaramente per noi anche la questione dei PUDM è molto importante, è uno strumento fondamentale che però andava fatto, e in alcuni casi questo non è avvenuto, col confronto con i portatori di interesse e con le associazioni di categoria. Ci ritroviamo, faccio un esempio per tutti, quello di Mascali, con un PUDM applicato in maniera rigida, senza confronto, che prevede ad oggi l'eliminazione di diverse concessioni. Crediamo pertanto che sia fondamentale ripartire col confronto con i legittimi interessati, e questo deve essere un'occasione anche per riorganizzare gli uffici, per procedere verso la semplificazione burocratica delle questioni che riguardano i nostri lidi, anche in vista della mappatura che per noi, come diceva il Presidente, è un elemento fondamentale nella battaglia per il riconoscimento dei nostri interessi.